Salut les élèves, e ben retrouvé. Ciao bestiole, bravi, mi state mandando tutti i compiti per oggi, le varie descrizioni dei vostri musei e monumenti. E intanto però io vi mando la nuova lezione con le attività da fare per venerdì prossimo. Allora, questa nuova lezione così è un po' più complicata rispetto a quello che abbiamo fatto le ultime volte, ma sono certa che lo sapete fare benissimo, anche perché ora vi spiego tutto, non vi dovete preoccupare. Allora, qual è il titolo di questa lezione? È La Tour Eiffel, le calligramme, la Tour Eiffel de Apollinaire, Guillaume Apollinaire. Ma prima di partire con la spiegazione, vediamo un po' a che punto siamo con il nostro pseudoprogramma a distanza. Vediamo un po', allora siamo partiti, ricordate, a pagina 22 con Paris à la carte, che avete fatto, ve l'avevo spiegato un po' anche a lezione, ancora quando andavamo a scuola, con les monuments et les musées de Paris. Voi avete cercato le parole chiave, abbiamo studiato il lessico e abbiamo studiato, nella pagina vi descrivono dei monumenti particolari, specifici, che sono le Louvre, le Centre Georges Pompidou, la cattedrale di Notre-Dame e la Tour Eiffel. Quindi queste cose le dovete sapere parlare di questi monumenti, quei quattro dettagli che vengono dati nella pagina, non di più. E dovete conoscere il lessico per parlare di un monumento, sul quale poi vi siete esercitati facendo la vostra ricerca. Je décris un monument ou un musée de Paris, che mi avete inviato per oggi. Prossima tappa, ci ricolleghiamo a Parigi e alla Tour Eiffel, con le calligramme d'Apollinaire, la Tour Eiffel, per parlare un po' di letteratura e di poesia. Oh, facciamo una bella poesia, ragazzi. Bene, una poesia particolare perché è un calligramma. Allora possiamo quindi partire con la spiegazione di oggi. Aspettatemi avvicino al microfono. Voilà. Allora, questo è il testo che dovrete studiare, su quale vi dovete preparare. L'ho un po' scritto io, l'ho sistemato, l'ho semplificato molto. Vedete, eccolo qua, alla fine avete, sembra tanto ma non lo è, ve lo giuro, avete delle prime domande sulla comprensione del testo. Eccole qua. Altre domande poi sull'analisi della poesia, del calligramma. Va bene? Quindi voi vi leggete prima le domande. Anzi, facciamo così, le leggiamo insieme. Quels sont les deux recueils les plus importants d'Apollinaire? Recueils, ragazzi, sono le raccolte. Prendete appunti, scrivetelo. Vous avez votre trousse, vous avez votre crayon à la main, vous avez votre cahier, écrivez, prenez des notes. 2. Quel est le rôle d'Apollinaire dans la scène artistique parisienne? Quel est le sujet principal du recueil Calligramme? Il tema di questa raccolta? Comment Apollinaire meurt-il? Comment il meurt? Come muore? Qu'est-ce que c'est qu'un calligramme? La definizione di calligramma. Anche a parole vostre, non importa, ricopiate quella del testo. Allora, andiamo a vedere tutte queste cose. Voilà, Apollinaire. L'ho presa da Wikipedia, ragazzi, potete vederlo anche voi. Ok, Guillielmus Apollinaris Albertus de Kostrowitzki, non so come si legga. E poi capiremo perché. Né, qua ci manca l'accento circonflesso, né a Rome en 1880. A Rome, eh beh, oui. Il passe son enfance avec sa mère, une noble polonaise en exil, quindi polonaise, sur la côte d'Azur en France. Donc il naît à Rome, il va sulla côte d'Azur avec sa mère. Sa mère qui est polonaise. Son père, quelle est l'origine de son père? Est un officiel italo-suisse. Donc, lui, cet enfant ici, lui, il a des origines polonaises et des origines italiennes et suisses. D'où son nom un peu difficile à lire. Plus tard, le futur poète, Apollinaire, s'installe à Paris. Il va abiter a Parigi en 1899 e s'invente un nom de plume, un nome d'arte français, Guillaume Apollinaire. Eh sì, Guillaume Apollinaire, se lo trova lui, si dà questo nome. A Parigi, qu'est-ce qu'il fait? Il fréquente les milieux artistiques de la ville e connaît des artistes comme Picasso et Braque.
Il publie des livres en tant que théoricien de l'art, comme les peintres cubistes, et devient promoteur des avant-gardes artistiques. Il signale à l'attention du public et des marchands d'art des artistes qui ont des styles différents. Des surréalistes comme Giorgio De Chirico ou des cubistes comme Picasso. Donc il signale à l'attention du public des artistes comme les surréalistes ou comme les cubistes parce qu'il est devenu un théoricien de l'art, un critique d'art. Il écrit sur l'art. De cette époque datent aussi ses rapports avec le mouvement futuriste italien, niente meno. Vedete che vi ci ho messo il verbo da te, de, perché ancora non lo sapete usare. Allora mi ci faccio esercitare. Poi, il publie son premier recueil de poèmes en 1913. Alcool. Eh sì, la prima raccolta. Don fait partie, vi ricordate Don? Di cui fa parte, quindi cosa? Le Pont Mirabeau. Le poème Le Pont Mirabeau fait partie du recueil Alcool. Gli dice niente Le Pont Mirabeau? E sì, lo citavano Yasmina e Michel su Orange Amer. En 1915, il part volontaire pour la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Plein d'enthousiasme pour cette aventure. Mais il changera bientôt d'avis. Cambierà idea, eh? La mort de plusieurs amis. Et les horreurs des batailles deviendront le sujet de poèmes publiés posthumes dans le second grand recueil d'Apollinaire, Calligramme 1918. Il mourra de la grippe espagnole en 1918. Vous pouvez écouter, et questo è un piccolo regalo che vi faccio, piccola curiosità. Vous pouvez écouter Le Pont Mirabeau, lu par la voix d'Apollinaire lui-même, grâce à un document radiophonique exceptionnel, découvert en 2018. Eh sì, è stato ritrovato questo documento radiofonico eccezionale in cui Apollinaire stesso, in persona, ci legge la poesia. Sul Pont Mirabeau. Scusate, questa cosa bruttissima. Eccolo qua. Ho cliccato nel link, mi appare questa pagina, potete farlo anche voi. E voilà. Écoutez. Sous le Pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Oh, sono versi famosissimi nella cultura francese. C'est un poème très triste, comme vous voyez, mais aussi très romantique. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Che venga la notte, che suoni pure l'ora, i giorni se ne vanno, ma io resto. Eccetera, eccetera. Bene. Torniamo al nostro piano della lezione. Spero vi sia piaciuta questa chicca. E ecco qua le calligramme. Poème de la paix de la guerre. Quindi dopo aver parlato un po' della biografia in generale di Apollinaire, nello specifico parliamo di calligramme. Dans ce recueil, publié après la mort du poète, nous pouvons lire des poèmes à la forme traditionnelle, mais aussi des poèmes dessins. Qu'est-ce que c'est un poème dessin? Un calligramme. Un texte où la disposition typographique reproduit la forme de l'objet évoqué. Donc un calligramme, c'est un poème dessin. Un texte où la disposition typographique, disposizione tipografica dei caratteri, reproduit la forme de l'objet évoqué. Questa è la copertina di calligramme, quella originale. Voilà un esempio di calligramme. Eccolo qua un calligramme. Guardate un po'. Eh sì. Qu'est-ce que c'est ça, selon vous? Quelle est la forme? Quel est cet objet? Ça, c'est une... Quoi? Une? Et ça, qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est? En bas. Ça, c'est un peu plus difficile. Hein? Ah oui, alors je vous dis la solution. C'est une colombe poignardée, una colomba pugnalata. E questo qui c'è un jet d'eau. Eh sì, un getto d'acqua. Ma ne vediamo anche altri. Se voi andate sul progetto Gutenberg, che è un sito dove potete trovare i libri che sono ormai fuori dai diritti d'autore, perché sono stati scritti da autori che sono morti da più di 70 anni, trovate anche le calligramme. Basta andare su gutenberg.org, scrivere calligramme d'Apollinaire e troverete il suo libro e possiamo sfogliarlo insieme. Lo facciamo. Un pochino, giusto per darvi un'idea di come è fatto questa raccolta. Questo è appunto l'Incipit, Calligramme, Poème de la paix et de la guerre, è il sottotitolo, Poesie della pace e della guerra, tutte le poesie scritte da Apollinaire tra il 1913 e 1916. Ricordate, publié après la mort d'Apollinaire. Par Guillaume Apollinaire, qua è il titolo di alcune di queste poesie, e ça c'est le portrait de l'auteur, d'Apollinaire, il ritratto, che l'ha fatto par Pablo Picasso, niente meno che da lui. Ricordate, Apollinaire ha anche contribuito alla fama di Picasso perché ha scritto tanto su di lui quando era critico d'arte. Allora, vous voyez, il y a des poèmes qui ont une forme traditionnelle, des poèmes assez normaux dans la forme, mais aussi il y a des calligrammes, tous les deux. Alors j'avance un peu encore, des poèmes tout à fait normaux. Et là, lettre océan, un calligramme qui s'appelle lettre océan. Là, la forme est un peu plus difficile à comprendre. Et encore, vous voyez, il y a d'autres calligrammes. Oh, ça c'est la cravate et ça c'est une montre. Et ce poème s'appelle en fait la cravate et la montre. Cravatta e l'orologio. E poi ce ne sono tanti altri. Ora non me lo faccio. Oh, questo. Ma poi smetto. Anzi, no, aspetta, ce n'è anche un altro. Allora, questo sa se è très facile a comprendre. Ça, c'est un cœur. Ça, c'est une couronne. Ça, c'est un miroir. Cuore, corona e miroir. Sì, specchio. Assomiglia anche all'inglese, no? Mirror. E cosa c'è in questo specchio? Cosa c'è scritto? Guillaume Apollinaire. Se siete curiosi, andateveli a leggere, andateli a trovare. In questo sito ne trovate tanti. Oh, il pleut. Vedo? Piove. Eh sì. Bene, allora, torniamo alla nostra spiegazione. L'ultima cosa un po' più difficilina, ma forse no. Allora, ce choix artistique, le choix d'écrire des calligrammes, è antico e moderno en même temps. È moderna sicuramente, proprio una forma che non si era mai vista ancora nell'Europa, diciamo, del Novecento, dell'Ottocento, ma è anche antica. Perché antica? Antique parce que, car, les premiers calligrammes datent du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il s'appelait technophénia, c'est-à-dire des poèmes en forme d'art, dont les vers prennent différentes formes. Già c'erano nel IV secolo avanti Cristo. Voici un exemple du poète Simiard de Rhodes, Simiard da Rodi. Voilà, questo, ça c'est un poème du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ça c'est un calligramme. Et qu'est-ce que c'est selon vous? Quelle est cette forme? Le titre de ce calligramme c'est l'œuf, hein? L'uovo. Bene, ecco qua, un des calligrammes les plus célèbres d'Apollinaire, qui est sans doute la Tour Eiffel, ve lo faccio anche un po' più grandino. Eccolo qua. Cosa c'è scritto? Si riconosce subito che è la Tour Eiffel, chiunque lo riconoscerebbe, vero? Molto è universale come forma. E che c'è scritto? È un po' difficile da leggere, facciamolo insieme. Salut, monde, dont je suis la langue éloquente, que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands. Siccome sono, diciamo, buona, vi ho messo qui la trascrizione. Salut monde, dont je suis la langue éloquente, que sa bouche au Paris tire et tirera
toujours aux Allemands. Ma non ve la spiego, vi ci faccio arrivare. Allora, voi farete così, risponderete quindi alle domande sul testo e analizzerete da soli la poesia. Ah, le prime domande sono semplicissime, guardate. Lis le poème, la tour Eiffel, et relève dans le texte. Trova nel testo. Une nationalité. Deux parties du corps. Un adjectif. Qua dentro ci sono une nationalité, deux parties du corps et un adjectif. Trovali, trovateli. Souligne trois verbes du poème et donne leur temps verbal. Donc, dites le temps verbal de trois verbes à votre choix. Poi, lis le calligramme la tour Eiffel et réponds aux questions. E qui è più un'analisi. Allora, chi è le je? Chi è l'io di questa poesia? Chi la scrive? A chi parle ce je? Qui manca l'accento sulla A. A chi parle ce je? A chi s'adressa? A chi si rivolge questo je? Si capisce, no? Sin dall'inizio, quando saluta. Pourquoi, selon toi, il tire la langue aux Allemands? Allora, c'è questa espressione nella poesia, tirer la langue, che vuol dire fare la linguaccia, un'espressione idiomatica. Pourquoi, selon toi, il tire la langue aux Allemands? Pensate al contesto storico in cui è stata scritta. Va bene? Ok, ragazzi, allora io vi saluto. Mi raccomando, consegnatemi queste risposte, potete anche farle in questo file direttamente e caricatelo su Compiti, per favore. Evitate di mandarmelo per email perché mi si intasa tutto. Solo in ultima istanza mandatelo su per email, va bene? Quindi per venerdì prossimo. Benissimo. Allora adesso io vi saluto. Merci d'avoir suivi cette leçon. Je vous embrasse. Et oui, vous me manquez beaucoup, comme toujours, d'ailleurs. C'est vrai, c'est la vérité. Au revoir.